Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Artful Escape, questo mio gameplay walkthrough che sto portando avanti su questo videogioco indie abbastanza interessante, questa sorta di platform musicale, e sono su PC in 4K come state vedendo e dovevamo entrare proprio qui nel Grollum Talent Flare. Vai, quindi direi di entrare. Lightman Goldweaver Tour. Sì, perché a Lightman abbiamo scoperto che è il più grande musicista di sempre, che ha fatto quello spettacolo che è stato ritenuto il più grande spettacolo di sempre con... com'è che si chiamava? Oh, non ricordo il nome dell'alieno. Hey there, friend. Ehi, bella. Do not touch. Non mi toccare. Crap. Non sapevo che potessi parlare. È la Megrani questa. Ho resistito il più a lungo possibile. Anche con la voce potrebbe essere lei. Hai l'aspetto di una creatura nel mezzo di un'istintiva migrazione di vaste proporzioni cosmiche. Già, caspita. Mi sa di sì. Le migrazioni sono sempre fatte di un'andata e di un ritorno. O possono essere a senso unico? Possono essere a senso unico. Perché? Non hai in programma un viaggio di ritorno? Non nei miei piani, no? Ascolta, sto cercando di fissare un appuntamento con Star Gordon. E infatti era Star Gordon l'alieno. Davvero? Faresti meglio ad andarci di corsa? Ok, è lei la sua segretaria di Star Gordon? Boh, va bene. Andiamo avanti. Che siamo in una grotta, in una caverna a cui siamo entrati tramite quella sorta di edificio. Ok, strano. Non posso suonare qui, eh. È lui? Star Gordon? Vorrei fissare un appuntamento. Vorrei suonare con me. Vuoi suonare con me? Ehi, bestiolina. Fissare un I'd appuntamento. like to make an appointment. Dreadful. Orripilante. What is? Cosa? That was the entrance of a Quella era buster, l'entrata di not a un dilettante, crossfire non di un uragano di hurricane. fuoco It's a damn incrociato. monstrosity. È Look una at the dannata size of it. mostruosità, guarda quanto è grosso. Ah, An entrance, un'entrata, che sia literal letterale o or metaforica, metaphysical, non può essere cannot be disfatta. undone, Francis. Francis. First Giusto. impressions. Sensazioni Still d'impatto. testing this Prime holographic impressioni, stage out. sarebbe. Sto Personal ancora private testando time. questo ologramma. Un I'll let you take it for a progetto test drive. personale. Ti concederò un You giro di lucky prova. duck. Che fortunello che sei. Oh, dobbiamo suonare? Sì, guardate. Dobbiamo copiare i suoi suoni. Fai un bel baccano per essere una creatura così insignificante. Ho imparato a ululare da un branco di lupi selvatici. Il piacere è tutto tuo. E, naturalmente, stai cercando qualcuno che curi la tua immagine? No, sto cercando di fissare un appuntamento con Star Gordon. Star Gordon? Vuoi farlo davvero? Quindi non è lui. Beh, devo rientrare al Cosmo Polmone. Comprensibile.
ma vale la pena di correre il rischio? Come? Che significa? Ehi, chi sono io per metterci bocca? Sono certo che sarà felice di lavorare. Vale la pena di correre quale rischio? La sua tana è sull'altro versante del promontorio del verme disco. Il viaggio sarà tutto un programma umanoide. Ci scommetto la gobba. Ok. Quindi dobbiamo andare avanti. Abbiamo superato questa parte con lui con cui dovevamo suonare essenzialmente. E quindi si prosegue. Non stiamo risuonando con niente per adesso, però, eh. Boom. E si va. Apprezzo anche il fatto che queste musiche non abbiano il copyright. Quindi è tranquillamente trasponibile su YouTube. Guardate, c'è l'aurora boreale, o una sorta di aurora boreale che può avere anche questo pianeta. Oh, si deve suonare di nuovo? Bella questa parte, mi è piaciuta. La Star Garden sembra delle montagne russe. Oh, montagne russe, davvero? È una figata applicare questo gameplay al concept delle montagne russe. Vediamo se lo fanno bene. Cioè, volendo ci potrebbero essere tipo dei giri della morte, queste cose qui. Tutto in scivolata, per esempio. Non dovrebbe essere male, anzi. Molto scenico. Questa sembra effettivamente l'entrata di una attrazione di un parco di divertimenti, no? Qui dovresti fare la fila, in teoria. Ricordo molto l'entrata, per esempio, della torre di Gardaland, dello Space Vertigo. Salve. Benvenuto da Star Gordon. Il viaggio di una vita. Tieni sempre gli arti all'interno del carrello. Canta per darti la spinta. Non canterò. Non ha mai fatto per me. Posso suonare una chitarra olografica? Incoraggiamo la sperimentazione di qualsiasi diavoleria. Ottimo, quindi ora sappiamo anche che dobbiamo suonare per andare più veloci. Ok, sembra solo una cosa scenica per il momento, non c'è molta interazione.
E qui? Salta? Ah. È da molto tempo che qui non vola una mosca. Sto cercando Star Gordon. Beh, siamo da Star Gordon, no? No? Credo di sì. Tu conosci Lightman? Già, sono Glacial, l'eccezionale. Ok, sto cercando di tornare al Cosmo Polmone. Ah, davvero? Ci sono i presupposti per una grande storia dentro di te. Lo sento nell'aria. Alle volte sento come se fosse già tutto scritto per me. Chi sono? La direzione che dovrei prendere? Ah, ma da dove provieni? È quel che interessa a me. Perché non facciamo un viaggio insieme? Potrai raccontarmi tutto per bene. Sì? Forte? Dove andiamo? Verso il firmamento. Parlami del tuo pianeta natale. Ok, inizio un altro livello, forse? Immagino di sì, c'è un caricamento. Von della Don, celebre per i fuochi d'artificio e le navicelle spaziali, le novelle romantiche. Garmoth, un mondo di torri di alluminio, stadi colossali, ponti di cristallo che tintinano in chiave di là. Caramella, ruota su un asse corrispondente alla formula matematica del perfetto Croquembouche alla crema. Astebolide, sede del museo da un miliardo di ragni, come? Blubbola. Le principali città girano tutte intorno a un singolo cuscinetto a sfera, non più grande dell'occhio di un bisonte. Crometa. Produce saltuariamente prodigiosi esseri protoumani, malvagi distruttori mondiali. Stupefacosmo. Appare diversamente a ognuno. Galansia. Produce un latte che trasporta i consumatori a un ballo tenutosi a Manchester nel settembre del 1987. Molto specifica questa cosa. Siderio squillante. L'intera civiltà ratifica e introduce una nuova lingua ogni 3 ore. Wow! 16A Park Street, appena oltre Glustonite sulla M1. Von della Don. Ok, siamo ritornati a Von della Don. Ma noi dovremmo andare dove? Andiamo a Von della Don? Sì. Beh, lui ci ha detto di farci vedere il nostro pianeta natale, ma la Terra io non l'ho trovata qui. A meno che sia... A meno che fosse sotto mentite spoglie, ma no, ok, credo che bisognasse andare qui, è partito anche un filmato. Welcome back, Night Owls. Bentornate, creature della notte. Il nostro ultimo ospite per il resto dell'eternità è Glacial, l'eccezionale. Performer che travalica il nostro semplicistico concetto di realtà. Glacial, ti do il benvenuto. Sto manipolando i pensieri del pubblico televisivo. È un autentico piacere. Vero, eh? Vieni dal pianeta Von della Don. Esatto? Vi faccio ancora visita di quando in quando. Dimmi di più. Oh, certo. È una civiltà utopistica, votata al lusso e al piacere. È una folle macchina di guerra, da guerra fatta di continue battaglie laser. Sorge su una frattura temporale dove nulla si trova mai dove l'ha lasciata. Deve essere stato difficile tenere tutto sotto controllo. Il sotto era sopra 3 giorni a settimana, come specificato dal consiglio. Mi ci è voluto un po' per raccapezzarmi, come potrei immaginare. Non ho dormito 2 volte nello stesso letto. Ah, perciò era un inferno burocratico kafkiano. Esatto, un labirinto di statuti e regolamenti riguardanti la realtà stessa.
Vivevamo all'interno di simulazioni via via più assurde. Le scartoffie avevano generato un tifone ineludibile. Vai. Truly, a maze of statutes and regulations concerning reality itself. How were they enforced? Come venivano applicati? Well, you Beh, can't argue down non puoi affermare che il sotto sia sotto quando svolazzi sul soffitto. Le tue conquiste sembrano fantastiche, incredibili in alcuni casi. Quale indicheresti come la tua impresa più importante? Aver guidato la brigata leggera Heavy Metal, aver guidato la flotta spaziale della Sinfonia Galattica a volume infinito, aver suonato prima di chiunque altro con un'astronave aliena. Deve essere stato un grande onore. Eh già, un volume pazzesco. Siamo andati in tour insieme per 48 anni. Al ritorno ero un anno più giovane di quando eravamo partiti. Non avevo mai sperimentato un simile potere, è stato inebriante. Facciamo questo dei 48 anni. Tuttavia, è sconsigliabile invecchiare al contrario. Si sfilancia un po' tutto. Cosa darei per assistere a uno spettacolo del genere? Per uscire di casa una sera e affogare le voci. Solo per un po'. Blachard, molto è stato detto sulla tua fuga dal pianeta. Come è avvenuta? Attraverso un portale dentro l'occhio di un gigante, su una navicella fatta di calici di champagne, al riparo nella stiva di uno zeppelin da guerra. Questa. Sembra di gran lusso, stupefacente, anche. È così, risuonava come un'arpa di vetro che intrecciasse melodie dorate, stupefacente ma inquietante, volava da sola. L'intrattenimento da bordo è stato eccezionale. Hai sfruttato il suo suono come fonte di ispirazione? Impossibile registrarlo su nastro. Trasforma l'attrezzatura in una medusa. Hai mai rivisto la navicella? Attraverso un telescopio accanto a Orione, ci teniamo in contatto, prendiamo un caffè quando capita in città. No, ma riesco ancora a sentirla, se il vento soffre nella giusta direzione. Prendiamo un caffè. Questa è praticamente una parte in cui bisogna supercazzolare al massimo, È una storia assurda. Mi domando che tipo di creatura verrebbe forgiata da queste insolite circostanze. Cosa sognerebbe? Cosa amerebbe? Di cosa avrebbe paura? Glacial, cosa ti spaventa? Cosa mi spaventa? Hello? Pronto? Da dove comincio? Mio zio, vivere all'ombra di un gigante, vivere una vita tranquilla e spegnermi lentamente. To live beneath a towering shadow? You feel patisci il peso schiacciante delle imprese altrui? È come se mi cancellasse, così tanto da esistere solo nella teoria. Sì, ma abbiamo tutti una montagna da scalare. È come se mi cancellasse. C'è una tempesta che mi attende e un'altra che mi precede. Guadagno forza nelle periferie dei miei occhi. A volte è come se si estendesse da un orizzonte all'altro, Per quanto, se me lo consenti, sembrano le angosce di un adolescente terrestre. Non è vero. Le spaventose paturnie di un umanoide, scevre di sofferenza o splendore. No, è falsissimo. Stai mentendo al nostro pubblico in diretta, non è così? Sembrano cordiali, lo so, ma sono famelici. Sono cosa? Siamo tutti assetati di sangue qua fuori. Quando Lightman ha scoperto che volevamo mangiarlo, non ha più fatto ritorno. Cosa? Ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, purtroppo. Glacial, è stato delizioso averti con noi. Già, è stato un piacere essere qui. Già, ma noi non siamo davvero qui, no? Prego? Non siamo proprio da nessuna parte. Hello? E là? Aspetta, ma siamo all'inizio del gioco? No, vero? Allora, che qui siamo appunto in questo studio finto. Non posso suonare. Però posso saltare, ma non fare doppi salti.
Vediamo, questo è ancora il parco divertimenti di... Come si chiamava lui? Non mi ricordo. L'alieno. È un nome che non mi entra in testa. Però possiamo proseguire di stanza in stanza. Star Gordon? Ecco, Star Gordon. Hai perso la testa di dentro, pulcino. Pensavo che te la saresti data a Sorry, gambe. Già, yeah. I scusami. kind Ho of forgot where I was, dimenticato what I dove was mi doing. trovassi. Cosa That stessi happened a facendo? lot. Ti succede Yeah, spesso? Sì, it's kind of è my tipo thing. la mia It firma. wasn't terrible for a Non è first stato try. terribile come primo Now, tentativo. time to Allora, cut the track. è il momento di incidere un When do we pezzo. get back to the lung? Quando ritorniamo al New here, polmone? thank you. Sei di primo The pelo, eh? cosmic Lo extraordinary stupefa is not cosmo non linear. è lineare, It moves Glacial. around, Si wins, sposta, si camuffa. Si disguises, loops itself in attorciglia rhythms. su se stesso. I've never been in a real recording Non ho mai studio. messo piede in un vero studio di registrazione. Made all kinds of Incidiamo di records. You've got tutto a qui. bootleg of the first Ho drum. una registrazione non ufficiale della prima batteria Now, di sempre. why don't you play a few Allora, notes to perché give me non mi some suoni un levels? paio di note per regolare l'audio? Ok. A revelation! Una rivelazione, But ma I'm mi getting arriva a qualche little buzz here, like interferenza? an audience Come unimpressed un by a pubblico hacking indifferente magician. ai trucchi di un mago You da getting quattro that? soldi? La senti anche tu? No. Think you'll need a No? little Penso che ti mountain servirà un tocco reverb. di riverbero Hold on to montano. something. Aggrappati a Sure. qualcosa. Wait, Sicuro? what? Aspetta, come? Ok, non possiamo muoverci in questo momento. What happened to these guys? Cos'è successo a questi Saw tizi? Glamagon. Hanno visto So Glamurgon. spectacular they couldn't look away, Così poor spettacolare bastards. che non hanno potuto distogliere lo sguardo. Poveri Glamagon. disgraziati. Lightman Glamurgon? jammed with the Lightman ha Glamagon. suonato con Glamurgon? Yeah, that's going Sì, mi back. The trick ricordo. is you have to be Il more trucco è questo, spectacular devi than essere più Glamagon. spettacolare di I've got a Glamurgon. Glamagon of my Ho own. anch'io il mio Glamurgon We've all personale. got Glamagons, I Tutti abbiamo il suppose. nostro But Glamurgon, for this suppongo. performance, Ma in questa you esibizione are the sei tu, Glamagon. il Promise Glamurgon. me you'll play as if your dreams Promettimi were che now suonerai come reality, se i tuoi sogni fossero and ricordi the reali. E wonders of avessi reality a portata di all mano in tutte your le reach. meraviglie di questa realtà. Wow. Wow. Beh, io sto suonando a caso, ragazzi. Ok, finito. Ok, va bene. Una parte un po' strana. Tende a essere molto scenico questo gioco più che
interattivo certe volte. Ok, siamo su Star Gordon ancora. Cioè siamo a Star Gordon ancora. Salve. Enjoy the ride. Piaciuto il giro? Non mi è chiaro dove sia cominciato e dove sia finito? Esattamente. Hai capito bene. È sempre un'emozione quando qualcuno ci arriva. Non ho mai vissuto niente di simile. Tutte queste insensatezze hanno perfettamente senso per me. Forse hai mosso un passetto verso la strada che dovresti percorrere. Qua fuori sembra facile, come se fossi dove dovrei essere. Ed è positivo, no? Non ci credo. Creare qualcosa di impegnato dovrebbe essere difficile, dovrebbe essere doloroso. Se mi viene facile, è come se non ci stessi provando abbastanza. Sei un tipo strambo, Glacial. Se vuoi ricordare qualcosa, ricorda questo. La tua storia è ciò che sei. E quando gli altri conoscono la strada che stai percorrendo, non possono fare a meno di immaginare dove condurrà. Sai una cosa, è stato davvero il viaggio di una vita. Me lo ricorderò. La strada per tornare al Cosmo Polmone è nel lago. Oh, nel lago? Attenzione, eh? Oh, e si suona di nuovo, signori. Guardate la forma della sua testa. Bene, ecco fatto. Ci hai svegliati. Sei a un punto di non ritorno. Devi intrattenerci. Sono Glacial, l'eccezionale, dal pianeta Von della Don, capo della Sinfonia Galattica a volume infinito. Ti troviamo da principio coinvolgente, mediamente spettacolare, ma non sei che un lustrino su un manto di neve. No, non è... E qualcuno deve trattenerci. Oppure nutrirci. Oddio. Violetta? Aiuto. Dai, suona, forza. Il tuo spettacolo di luci laser mi ricorda Lightman. Bene, diamo fuoco alle polveri. Vai. Già fatto? Oh, bello! Ah no, mi sa che si continua. Sì. No, ho sbagliato, aspetta. Ah, è tosta questa, eh? Un attimo. Ah, dell'altro, giusto.
Ok, inizia ad essere anche leggermente sfidante come parte questa della musica. C'era quel pezzo che non era semplicissimo, eh? Oh, si suona ancora, ok. Beh, aspetta un attimo. Infatti ho sbagliato. Mannaggia me. È difficile perché va molto veloce. I tasti non sono proprio messi benissimo, quindi... fa appunto. Oh, si continua a suonare, ok. Moderno. Forse un filino appariscente per i miei gusti, ma senza dubbio innovativo. È un dono, e un dono chiama dono. Cosa ci dà? Va sotto il fascio di luce e proietterò la tua immagine attraverso tutto l'universo conosciuto. Accidenti, l'universo conosciuto su ogni spettro, stazione e frequenza, dalla più grande delle metropoli al più piccolo villaggio montano. Ebbene, va sotto il fascio di luce. È roba grossa, enormemente grossa. Ti rifiuti? È che, insomma, è un po' complicato. A casa mia sono tutti convinti che debba prendere il posto di un eroe. Dovrei essere una persona introspettiva, seria. Sono una montatura della peggior specie. Diventiamola prima, dai. Sono tutti convinti che debba prendere il posto di un eroe. Ti vergogni della persona che sei oggi? No. Non lo so. Mi dispiace per te moltissimo, poiché questa decisione rischia di perseguitarti per il resto della vita. Ok. Bentornato al Cosmo Polmone. Quel viaggio è un vero sballo. Ok, siamo di nuovo al Cosmo Polmone e questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!